Di nuovo buonasera. Dottor Riosanio, quanto pervade la patologia valvolare cardiaca nelle Marche, no, la popolazione? Cioè, quante sono le persone che mediamente voi trattate? Sì, la patologia valvolare è una patologia molto, molto frequente, forse più frequente di quello che uno può pensare. E nel nostro centro, che è un centro ad altissimo volume, rappresenta un buon 60-70% di tutti gli interventi che facciamo. Siamo, come dicevo, un centro ad alto volume, uno dei più alti in Italia, eseguiamo più di 1200 interventi all'anno, quindi sono circa 700 le valvole. I pazienti con valvulopatia che hanno bisogno di un intervento cardiochirurgico, appunto. Quindi 700 pazienti, non tutti marchigiani, All'anno, all'anno. no, non tutti marchigiani, ma No, no, prevalentemente no. marchigiani. Abbiamo, sì, siamo l'unico centro in regione per cui abbiamo un grande referral, no, di pazienti che vengono alla regione, ma abbiamo pazienti che vengono anche da altre regioni, dall'Abruzzo, dalla Puglia, dall'Umbria, dall'Emilia, abbiamo anche pazienti che sono venuti dal Settentrione, dal Veneto, dalla Lombardia, assolutamente. Bene, quindi comunque dicevamo. No, una incidenza che è abbastanza spiccata, no? Come patologia per una regione come la nostra. Noi brevemente, perché essendo lei un cardiochirurgo, a noi piacerebbe puntare molto l'attenzione su quali siano le vie d'uscita di questa patologia, che oggi vede cambiare completamente, no? L'approccio chirurgico alla patologia valvolare cardiaca. Però un accenno, diciamo così, a quelle che possono essere le cause e i tipi di valvulopatia a cui andiamo incontro. Certo, le valvole del cuore sono quattro, ed è fondamentale che lavorino bene per far funzionare bene la pompa cardiaca. Le Scusi se la valvole, interrompo, perché forse questo sì, l'avrei corretto. dovuto dire, il cuore ha quattro cavità, no? Giusto? Allora, quindi, due valvole stanno tra le cavità superiori che sono gli atri e le cavità inferiori che sono i Esatto. ventricoli. Poi ci sono altre due valvole che sono tra i ventricoli e le arterie principali, dove il sangue viene spremuto fuori. Esatto. E questo è. E le valvole servono nel momento in cui il cuore si contrae a mandare in avanti e solo in avanti il sangue. Le valvole si aprono, il sangue passa, le valvole si chiudono, devono impedire al sangue di tornare indietro e quindi quando il cuore si contrae, la presenza di queste valvole ben funzionanti consente al sangue di andare in un'unica direzione che è in avanti. È evidente che quindi le valvole possono lavorare male in apertura e in Quindi si chiusura. aprono male, Non si aprono, si aprono completamente. poco oppure non chiudono. Esistono anche i vizi combinati, quindi un problema in apertura e in chiusura. Un motore che ha delle valvole che lavorano male è un motore Alimenta male poi dopo che lavora male.